Su questo canale abbiamo già parlato di questione meridionale e se vi siete persi l'argomento potete recuperarlo da questa parte. Però abbiamo sempre fatto un'analisi territoriale, ma non ci siamo mai chiesti quanto i meridionali abbiano avuto qualche tipo di contributo alla crescita del paese. Perché, soprattutto nel settentrione, spesso si sente parlare di queste robe qui. Mezza Italia che è fatta di fannulloni, di cialtroni, di gente che si mangia tutto quello che il nord produce. Oppure che al sud ci sia solo l'usule, l'umare e l'uiento. Oh, a noi ci piace il mare del sud. Ah, che cringe, eh? Non bene. Ecco, oggi vi dimostrerò quanto i meridionali abbiano contribuito alla crescita di questo paese. Iniziamo. Siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Era il periodo della Belle Époque. C'era ottimismo nell'aria, le economie crescevano ed aumentavano i commerci internazionali. Ma c'era anche un altro fenomeno che caratterizzava quell'epoca, e cioè un grande flusso migratorio, soprattutto dai paesi meno sviluppati, tra cui, ad esempio, l'Italia. Nei primi 15 anni del Novecento emigrarono, soprattutto dalle regioni meridionali, ben 4 milioni di persone. Che su una popolazione di allora 30 milioni di persone, capite che è una fetta enorme della popolazione. Ecco spiegato anche perché ci sono così tanti stranieri con origini italiane. Deriva molto spesso da quel periodo di immigrazione. Ma a parte questo, cosa facevano gli immigrati italiani una volta arrivati nel paese di destinazione? Beh, iniziavano a lavorare, ovviamente, e una parte del loro stipendio la inviavano indietro in Italia, come una sorta di paghetta. Anche se il termine più tecnico sarebbe rimessa. Da dove nasce la crescita di un paese in via di sviluppo? Beh, le alternative sono sostanzialmente due. O nasce dall'interno, come ad esempio è accaduto in Inghilterra nel 1700 con la prima rivoluzione industriale, oppure nasce semplicemente acquistando materie prime, semilavorati, fabbricati o macchinari dall'estero e quindi importando la crescita e innescando un processo di sviluppo all'interno del paese. Questa seconda situazione è proprio quella che accadde in Italia tra l'Ottocento e il Novecento, ma capite bene che nasce un problema, e cioè che per fare ciò il paese si deve indebitare con l'estero e questo pone una serie di rischi e problematiche sia di finanza pubblica ma anche industriale. Ed è proprio qui che entrano in gioco le rimesse degli immigrati meridionali che, fornendo un flusso finanziario costante e in valuta estera, permettono uno sviluppo industriale sostenibile. Ma dove avvenne in quegli anni lo sviluppo industriale? Beh, come sapete, in quegli anni nacque il triangolo industriale Torino-Milano-Genova, cioè al nord. E quindi, come capite bene, i flussi finanziari derivanti dalle rimesse degli immigrati meridionali hanno contribuito allo sviluppo del settentrione. Come disse lo studioso Francesco Coletti riguardo proprio a quel periodo, ciò che per il settentrione è stata la grande industria, per il mezzogiorno è stata l'emigrazione. In questo modo, con questi diversi mezzi, il nuovo regime soddisfaceva gli antichi bisogni delle popolazioni. E infatti proprio in questi anni, prima della Grande Guerra, che, secondo gli studiosi, nasce lo sviluppo duale dell'Italia, e cioè industriale al nord e agricolo e migratorio al sud, con tutte le conseguenze della questione meridionale. Un altro esempio che citano gli studiosi è quello del 1907, anno in cui ci fu un grande tonfo dei mercati finanziari e molte imprese italiane entrarono in difficoltà, tra queste Fiat, che subì una grande crisi di liquidità. Questa crisi fu superata grazie all'aiuto della Banca d'Italia, che, utilizzando temporaneamente le rimesse provenienti dai meridionali emigrati, riuscì a salvare la Fiat. Lo studioso Bonelli, per descrivere quell'accaduto, scrisse: «L'altra Italia, quella agricola e quella degli emigrati, quasi non si accorse di quello che stava succedendo, ma dalla crisi essa fu coinvolta nella misura in cui aveva fornito al sistema bancario i mezzi che allora servirono a sbloccare la situazione di impasse in cui si era cacciata la gestione bancaria del triangolo industriale». Questo è uno degli episodi per dimostrarvi quanto in realtà i meridionali abbiano contribuito, anche a loro spese, addirittura alla nascita dell'industria italiana.
ma anche alla sua crescita. E per questo arriviamo agli anni 50 con il boom economico post-guerra. In quel periodo, nell'arco di 10 anni, incredibilmente l'Italia, da paese sottosviluppato, riuscì a raggiungere le economie più industrializzate del mondo. E questo grazie anche al contributo delle persone meridionali. Non solo perché all'interno delle regioni meridionali ci fu un grande sviluppo, e non a caso la questione meridionale, il divario economico tra le due territori raggiunse i livelli minimi della storia italiana, ma anche perché ci fu un fenomeno di migrazione interno questa volta, dal sud verso il nord, che contribuì allo sviluppo industriale. Infatti, uno dei fattori competitivi di quel tempo era proprio la manodopera a basso costo, che veniva soprattutto dalle regioni agricole, e cioè dalle regioni molto spesso meridionali. Di questo fenomeno ho avuto anche la mia esperienza personale. Infatti, come sapete, io vivo attualmente a Torino, e a Torino ovviamente c'è la Fiat, che in quegli anni ha avuto una grande espansione, un'espansione così grande che addirittura costruirono interi quartieri. Ecco, molto spesso io incontro a Torino persone che sono di Torino ma che hanno parenti magari della Puglia, della Calabria o della Sicilia. Insomma, è davvero molto difficile trovare dei torinesi doc, e chi è di Torino sa bene di cosa sto parlando. Ecco, questo è un aneddoto proprio per raccontarvi quanto l'apporto della manodopera e dei lavoratori meridionali abbia contribuito in maniera fondamentale alla crescita dell'industria italiana in quel periodo, e quindi al consolidamento del benessere che viviamo ancora oggi. Ma non è solo una questione di manodopera, ma anche di politica industriale. Infatti, in quegli anni spesso molte imprese settentrionali riuscirono ad aprire nuovi poli industriali al sud proprio grazie all'aiuto di incentivi o finanziamenti agevolati derivanti dalla Cassa per il Mezzogiorno, e quindi lo sviluppo industriale fu in una certa misura finanziato dalla arretratezza del territorio del sud. Un esempio fra tutti è quello di Fiat. Non è un caso, infatti, se dopo i primi poli industriali incentrati su Torino, dopo la Fiat si espanse a Cassino, a Pomigliano d'Arco, a Melfi, oppure ancora a Termini Imerese. Come vediamo, sono tutti luoghi meridionali. Insomma, degli aiuti per il sud ne beneficiarono anche le imprese settentrionali. Però purtroppo non è finita qui, perché dalla metà degli anni 70, al posto della politica industriale che abbiamo citato, si preferì sempre di più una politica assistenziale, fatta di pensioni e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Probabilmente queste politiche assistenziali hanno aiutato ad aumentare l'idea di un meridione nulla facente, che non aveva voglia di lavorare, oppure addirittura di un peso morto per il paese intero. Purtroppo però anche in questo caso la realtà è leggermente diversa, perché sì, è vero, da un lato queste politiche assistenziali non hanno aiutato il meridione a svilupparsi, ma dall'altra parte hanno aumentato i redditi e i consumi delle persone all'interno del sud. Redditi e consumi che venivano spesi soprattutto in prodotti e servizi che venivano commerciati molto spesso da imprese settentrionali. Questo è un ulteriore esempio di come gli aiuti provenienti dallo Stato centrale verso le regioni meridionali poi alla fine in un modo o nell'altro spesso ritornavano alle regioni settentrionali, che erano il vero fulcro produttivo della nazione. Queste storie che vi ho raccontato, che seguono anche i momenti salienti della questione meridionale, ci servono a capire due principali questioni. Innanzitutto, quanto sia stato fondamentale il contributo dei meridionali per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana, nonostante molte persone non siano di questo avviso. Il secondo punto è che quanto in realtà la storia del nord e del sud del paese siano estremamente interconnesse, e quindi definire il sud del paese come un peso morto non è una descrizione corretta ed adeguata della storia economica italiana. Detto ciò, sapete quanto io sia lontano dalle ideologie neoborboniche, per questo è meglio non semplificare troppo quello che vi ho detto, e anzi rapportarlo anche con le puntate precedenti che, se non avete visto, potete vederle attraverso questa playlist che racchiude tutti i nostri video riguardo la questione meridionale. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio il consiglio d'amministrazione per supportarmi con i loro abbonamenti che vengono ricompensati, perché ad esempio il 17 giugno ci sarà un webinar riguardo gli ETF, una guida pratica per questo strumento finanziario, e per il CDA ci sono degli accessi gratuiti. Oppure ancora, qualche giorno fa è uscita una newsletter riservata per gli abbonati, quindi se siete interessati
abituati a conoscere anche tutti gli altri benefit, tra cui ad esempio il gruppo Telegram, link in descrizione, e potete supportarmi. Spero di essere stato utile per voi e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima!